Buongiorno, questo è un dono inaspettato per me e per voi. Non avevo nessuna intenzione di fare questo video, però nel leggere delle sciocchezze, che spesso e volentieri persone non addette ai lavori, persone che non hanno un minimo di conoscenza né clinica né di altro genere né filosofica né di nulla, che con un vuoto culturale assoluto si mettono a pontificare di ipnosi, ipnosi regressiva o di che cos'è l'ipnosi, o di reincarnazione e di dimostrazione tramite ipnosi della reincarnazione buddista. Oppure la cosa più assurda che sto notando, ma da un bel po' di tempo, è quella di voler usare e usare l'ipnosi, la tecnica regressiva o quello che sia, qualunque altro fenomeno ipnotico, in altri termini, usare l'ipnosi come tecnica dimostrativa dell'esistenza degli alieni. Questa storia degli alieni è da parecchio tempo che qui in Toscana gira, anche perché Malanca è uno che va cercando fantasmi, e da un bel po' di tempo qui in Toscana, e spesso e volentieri mi sono ritrovato con persone che sono state a questi mega raduni, o piccoli raduni che Malanga fa, e sono stato spesso, ho visto da vicino, ho guardato da vicino, soprattutto ho guardato uno che ha imparato da Malanga a fare ipnosi e tecniche ipnotiche, che è venuto da me e mi voleva dimostrare, che in effetti, l'esistenza degli alieni c'era, perché aveva fatto una suggestione in questo modo e quindi, aveva potuto notare che il soggetto ipnotizzato effettivamente, dava, rispondeva alla domanda: ma ti hanno messo una cosa qui? Cioè, come dire, un chip, in qualche parte del corpo, e quello rispondeva che in effetti c'aveva una cosa, qui sentiva una cosa, ma attenzione, vuol dire non conoscere affatto l'ipnosi, non conoscere affatto la mente dell'uomo soprattutto. La tecnica ipnotica è una delle tecniche più semplici da apprendere e da somministrare a questo mondo, perché alla fin fine creare un fenomeno ipnotico è facilissimo. E sono anche fenomeni ipnotici spontanei. In fondo, gli ipnotisti non fanno altro che aver studiato i fenomeni ipnotici spontanei e non fanno altro che ripetere le condizioni per cui si crea un fenomeno ipnotico spontaneo, che poi la definizione migliore che gli si può dare a questo fenomeno ipnotico è un sogno, rassomiglia a un sogno, fisiologicamente è un sogno, un fenomeno ipnotico, perché senza memorie, senza la nostra memoria lunga, proviamo a ipnotizzare un animale. Sì, possiamo ipnotizzare una gallina volendo, ma l'ipnosi di una gallina non è altro che un blocco del suo sistema cognitivo nervoso, gli si mette davanti una striscia bianca, la gallina ha gli occhi un po' qui, e se la costringo a guardare quella striscia bianca, quella gallina non riesce più, a manovrare e a manovrare le ali e a manovrare le gambe, perché è costretta a fissare in avanti una determinata cosa e avviene un blocco di elaborazione di dati che vengono dal corpo. Posso bloccare
ipnotizzare un piccione, se io lo prendo, lo giro di colpo, poi lo metto così sulla mano, con le ali in basso, e con le zampettine in alto, e quel piccione rimane lì per ben 5 minuti, inerte, immobile. Perché immobile? Perché è una reazione tipica del mondo animale di fronte a un pericolo, quello di andare in una morte apparente, di prepararsi a morire. La natura è crudele e misericordiosa nello stesso tempo, per cui questo cervello programmato a proteggerci di fronte, all'estremo male del corpo, quando il corpo deve soffrire al massimo perché deve essere riciclato da un predatore, la preda, che è destinata a dare vita al predatore, la preda, fa il morto, va nella reazione catatonica del morto, in cui il corpo perde qualunque sensibilità, e quindi noi, quando veniamo riciclati da un animale, da un nostro predatore, che succede? Che noi, l'altro ci ricicla da vivi, ma prima ancora di morire del tutto siamo già morti, cioè andiamo come in coma. Quando facciamo gli incidenti andiamo in coma, è la stessa cosa. Queste due tecniche che io vi ho illustrato con una gallina o con un piccione, in effetti sono due tecniche che richiamano quello che è lo schema, che la natura ci ha creato. Questo è un organo, quindi ha una finalità di protezione, e di fronte al male estremo noi andiamo in coma, cioè ci anestetizziamo. E c'è una soglia di percezione bassa e una soglia alta di percezione. Al di sopra di quella soglia noi rischiamo di non sentire più nulla, non possiamo sentire più nulla, non possiamo più ricevere percezioni insopportabili, per cui andiamo in coma, stacchiamo tutto e anestetizziamo il nostro corpo, che dovrà essere riciclato. Bene. Dopo questa piccola premessa, e soprattutto questo mio amico che mi ha fatto vedere come faceva l'induzione, in che modo faceva l'induzione, tutti i vari passaggi, e mi ha fatto vedere, e lui era convinto che effettivamente quei passaggi erano la risposta del suo soggetto ipnotizzato, era autentica. E quindi qual era l'autenticità per lui? Che siccome lui pensava che in effetti l'alieno prende qualcuno, lo porta in un'astronave, gli mette dei chip, e dopodiché questo qui sembra ragionare in un altro modo. E lui aveva fatto delle induzioni e passo passo suggeriva determinate cose. Io dicevo: ma scusa, quando tu dici questo, tu stai suggerendo che c'è un chip, tu credi che c'è un chip, e quando fai le suggestioni, tu credi fermamente che l'altro è stato portato su un'astronave. Ci credi te fermamente che è stato portato su un'astronave, che gli hanno fatto un'operazione chirurgica? Quindi ogni tuo suggerimento, ogni tua suggestione fa parte delle tue credenze. Credi forse che l'altro dorma? L'altro ha un campo ristretto di attenzione, molto attento a te. Quando è un buon soggetto ipnotico ed è un campo ristretto di attenzione, i nostri pazienti, i nostri buoni soggetti ipnotici a quel livello lì hanno una grande capacità a leggere addirittura
i nostri pensieri. Quindi quello che crede l'ipnotista, l'altro lo realizza e sembra strano. A quel punto, all'ipnotista stesso che non tiene conto di questa faccenda, che vuol dire che non ha esperienza clinica, non ha esperienza continua, non ha fatto 10 miliardi di induzioni ipnotiche, solo con moltissime induzioni ipnotiche un ipnotista si rende conto di questo, si rende conto di come la stessa persona non risponde sempre allo stesso modo alle stesse induzioni e se è capace di introspezione si rende anche conto che spesso l'ipnotista ha cambiato pensiero. L'ipnotista si aspetta una cosa invece di un'altra, mentre nella prima induzione non si aspettava forse nulla o faceva in un altro modo, ma poi si aspetta qualcosa, stranamente rischia di trovare un'opposizione, una strana resistenza, perché magari si sta aspettando qualcosa e l'altro resiste. Lo stesso paziente o la stessa persona, lo stesso buon soggetto ipnotico e lo stesso ipnotista, il loro viaggio ipnotico non è sempre uguale e molto dipende da ciò che l'ipnotista pensa, o crede, o vuol fare, o desidera fare. Quindi, o noi conosciamo bene come funziona sta macchina mentale, o se no, andare in sogno a due è la cosa più facile di questo mondo. La cosa che questa mente sa fare rispetto a quella degli animali è che ha una memoria lunga. E la memoria che cosa è? Sono cellule che hanno una capacità anatomica di conservare percezioni che non passano più tramite i sensi oppure che non passano in un colloquio costante fra il corpo e questa cellula qui. Queste, quando noi andiamo da un dentista e l'anestesia sta andando via, ma scusa, una piccola riflessione su questa cosa che sembra banale, ma è molto più importante delle interpretazioni a vischero che noi facciamo degli alieni per capire noi stessi, e cioè io debbo, dopo l'anestesia che se ne sta andando, debbo semplicemente bere un pochino d'acqua e non riesco a mettere bene il bicchiere al punto tale che rischio di sbrodolarmi. Perché? Per quale buona ragione non riesco più a bere per bene? Poi l'anestesia va via del tutto e io bevo per bene. Cosa vuol dire? Vuol dire che semplicemente le cellule qui delle labbra sono coordinate dalle cellule della nostra memoria che stanno qui. Quindi, se lo stimolo non arriva bene e le mie cellule non lo riconoscono perché c'è un po' di anestesia, quindi non arriva bene lo stimolo, quindi la mia memoria non riconosce lo stimolo. Cavolo, abbiamo fatto i computer che sono molto simili a noi. La memoria di un computer cosa riconosce? Riconosce lo stimolo che do e lo riconosce in base al fatto, che ha una memoria di stimoli uguali. Se no, non lo riconosce. Riconoscere è un riconoscere. Quindi se da qui non mi arriva uno stimolo uguale a quello che ho in memoria, la mia memoria non riesce a far muovere le labbra in modo giusto, ad allegarle in modo giusto al bicchiere e in modo che io possa bere correttamente, come ho sempre fatto. È questo che dobbiamo saper riflettere, su queste cose. Quindi, gli antichi come dicevano? Che c'era un pastore chiamato Endimione, che vuol dire colui che vive rivolto dentro di sé, quindi rivolto dentro di sé ogni esercizio. E
Lo chiamiamo con termini diversi, ma l'esercizio è sempre lo stesso, di meditazione, o di tecnica ipnotica, dove l'esercizio è che io devo restringere l'attenzione o sul mio respiro o su un punto o su una candela che ho di fronte, la luce di una candela che ho di fronte, o su qualche altra ragione per quale motivo devo. O devo guardare negli occhi l'ipnotista? Perché devo fare questo passaggio? Senza questo passaggio non avviene nulla, non si vede nessun alieno, non si sente nessun chip. È necessario questo passaggio per poter vedere alieni, per vedere le Madonne, per vedere Gesù, per vedere qualunque altra cosa. A Medjugorje sono 30 anni che vedono la Madonna e stranamente la Chiesa di Roma non riconosce queste apparizioni. Perché? Perché hanno le caratteristiche quasi evidenti, per chi conosce effettivamente la mente e la Chiesa di Roma, il Papa, i Vescovi, i Cardinali, conoscono effettivamente la mente umana perché Gesù ci ha insegnato le caratteristiche della mente umana e ci ha insegnato che cosa? Il fondamento razionale della fede è la fede che fa i miracoli. La fede fa i miracoli, ma no, la fede non è credenza, è affidamento. È affidamento fra ciò che desidera la mia mente umana e la parte animale che lo realizza. Questa è la fede. Questa è l'ipnosi, questo è l'uso dell'ipnosi. Gesù ha sempre detto che ogni volta che faceva dei miracoli, che anche un medico moderno dovrebbe riconoscere e riconosce come miracolo, vuol dire fenomeno raro, perché non avvengono le combinazioni così perfette fra le due menti da poter far sì che la parte animale possa fare ciò che spesso è impossibile fare in un altro modo, ma che la mente umana, la mente animale nostra, direzionata con sicurezza dalla mente umana, che poi ha fatto un passo di lato, perché è il passo di lato che la fede ci fa fare, per cui la parte umana di noi, animale di noi, riesce a realizzare ciò che si desidera. Se non riusciamo a capire questo, Gesù cosa diceva? Lo andavano a ringraziare per qualche miracolo che faceva e che diceva. Era insincero, faceva il falso umile? No, era sincerissimo. Non ringraziare me, è la tua fede che ti ha salvato. È quest'atto di affidamento totale o di credenza totale che una cosa accadrà, è accaduta. Perché nel momento in cui la mia mente umana dice che la cosa è certa, è chiaro che quello che è il mio pensiero in quel momento che è certo passa nella parte animale e la parte animale realizza la cosa, oppure la sogna. Le due realizzazioni sono sognare o realizzare di fatto, cioè muovere il corpo per fare quello che ho pensato di fare. Il sonnambulismo, che è un sogno, in effetti nel sonnambulismo ci sono due tipi di sogni. Un sogno in cui il mio corpo rimane immobile e io nei sogni vedo delle cose, mi vedo agire in determinato modo, parlare, sentire, discutere. Il mio corpo in effetti reagisce anche, ma rimane immobile. E nel sonnambulismo invece, dove i canali idiomotori, idiosensori che io ho sono molto attivi e in qualche modo non ho perso questa abitudine dove i miei pensieri si incarnano. Et verbum caro factum est, la parola, il pensiero diventa carne, diventa azione. E in quelle persone, sono il 30% di persone, non sono poche, dove questo canale qui, fra pensiero e azione, fra pensiero e sensazione, si incarna, cioè
costringe il corpo ad agire e i sonnambuli che cosa stanno pensando? A qualcosa, stanno pensando di muoversi, di camminare su un cornicione, di camminare chissà dove, aprono gli occhi, si muovono e fanno ciò che stanno pensando, cioè il loro corpo realizza quello che hanno pensato, quello che hanno desiderato. Il loro corpo lo fa. Ecco tutto. E allora il mio amico che voleva dimostrarmi, e mi stava dicendo, ma io ho fatto così, l'altra ha risposto così, sentiva qui, io dicevo, ma qui che cosa senti? Ma scusa, che razza di induzione è questa qui? Ma qui che cosa senti? L'altro è un campo, sei un buon soggetto, è un campo ristretto di coscienza. E poi già tutto il clima, già si sta parlando di alieni, già si sta parlando di queste cose. Ma scusate, ma una piccola lettura di Erickson e di quello che dice Erickson, di quello che è la tecnica di disseminazione in ipnosi. Ma se noi parliamo semplicemente sul web di alieni, di tecniche ipnotiche con cui noi possiamo andare in contatto con gli alieni o di tecniche ipnotiche in cui noi possiamo rivivere esperienze precedenti perché ci siamo rincarnati. Ma scusate, tutto questo discorso. Ecco, chi conosce seriamente l'ipnosi e conosce quelle tecniche ipnotiche che si chiamano di disseminazione, in cui si seminano concetti, che poi si realizzeranno. Io posso, mentre stiamo parlando di qualunque cosa, parlare, per esempio, dire che il fumo spesso fa male, è un discorso qualsiasi, fa male. E molte volte, alcune persone, quando fanno la terza boccata, molte volte hanno un brutto sapore in bocca, quello è un segnale notevole che il fumo almeno a loro gli fa male. Parlare di questo e poi iniziare una tecnica ipnotica, restringere il campo dell'attenzione, non è un parlare che non ha nessun effetto. Non ha nessun effetto se l'altro non mi fa un campo ristretto di attenzione dopo un parlare del genere. Ma se dopo un parlare qualsiasi del genere, dopo si fa un campo ristretto di attenzione, tutto quello che è stato detto prima e dove in qualche modo ho catturato l'attenzione dell'altro, l'altro, perché dipende dalla reazione soggettiva dell'altro, se la stupidata che sto dicendo per l'altro è vera, o è credibile, poi facciamo una tecnica ipnosi tutti insieme, facciamo meditazione, facciamo una tecnica ipnosi. Abbiamo parlato di alieni, abbiamo parlato di rincarnazione, abbiamo parlato di qui, abbiamo parlato di là, facciamo poi una tecnica di meditazione o di tecnica ipnosi, chiamiamola come vogliamo, ma poi alla fin fine è un campo ristretto di attenzione che fa sì che tutto quello che abbiamo detto prima è come l'abbiamo preso prima. Può passare nella parte animale e la parte animale lo realizza. Ma scherziamo? Come si fa a dire che esistono gli alieni e che l'ipnosi possa dimostrare l'esistenza degli alieni in questo modo? Quando ne abbiamo già parlato e trovo uno che è un buon soggetto ipnotico, ne abbiamo già parlato con queste persone, con 30, 40 persone. 100 persone, 30 persone, a quel punto abbiamo fatto già una tecnica suggestiva di suggerimento alla parte animale di quello che dovrà fare. E poi, alla fin fine, dobbiamo tener conto che raccogliamo ciò che seminiamo. Abbiamo seminato concetti che riguardano gli alieni o la rincarnazione o altro. E la parte animale realizza come in un sogno, se non come nel sonnambulismo. Cioè io comincio ad agire secondo quello
che è stato detto. È tecnica ipnotica che si chiama di disseminazione. Allora, la nostra tecnica, la tecnica ipnotica può solo insegnarci molto bene come funziona la nostra mente, se no diversamente. Ci può anche insegnare se esiste o non esiste l'inconscio. E in fondo il concetto di inconscio fatto da Freud è nato dall'interpretazione di una tecnica ipnotica che era il comando post-ipnotico. Però è stata un'interpretazione errata perché Freud non ha tenuto conto del fatto che nei comandi post-ipnotici devi avere sempre un'ancora, se no il comando post-ipnotico non scatta, non si muove. Ne vedete quante piccole cose che noi possiamo mettere in atto durante una seduta ipnotica? Tecnica di disseminazione, poi campo ristretto di coscienza, poi dopo può ricominciare la cosa. Certo, a quel punto non ho bisogno più di seminare. Ho già seminato e immaginiamo che il mio tono di voce con cui che ha accompagnato il campo ristretto di coscienza e l'inizio della realizzazione di un sogno ipnotico, il mio tono di voce riprende lo stesso tono di voce, la persona che sente il tono di voce va in trance. Ma qualunque ipnotista capace di riflettere su quello che fa, che ha capacità introspettiva e capisce a volo, sa benissimo che non può ripetere lo stesso tono di voce con cui ha mandato in trance una persona, perché appena lo ripete, l'altro rischia di andare in trance di nuovo, anzi, ci va di sicuro. Ma molti ipnotisti non se ne rendono conto, pensano ad altro, pensano ai miracoli, a ciò che non esiste. Se non conosciamo l'uomo, se non conosciamo la natura dell'uomo, e questa natura dell'uomo non la si può conoscere, la si può conoscere tramite l'ipnosi, ma se prima dell'ipnosi, tramite l'ipnosi, io non conosco la natura dell'uomo, anche la stessa tecnica ipnotica, io la userò come strumento che dimostra cose che io credo vere. E allora come faccio a capire me stesso? Tramite una capacità introspettiva su quello che faccio, tramite domande. E la domanda è: come mai sono riuscito a ottenere questo? Come mai non sono riuscito a ottenere? Come mai io volevo dormire, non sono riuscito a dormire, ho smesso di voler dormire, sono andato a vedere Pippo Baudo e ho dormito. E la risposta a queste domande: come mai ho fatto questo e mi si è scatenato un inferno emotivo? Come mai ho fatto così l'inferno emotivo non c'è più? Che cos'è? Qual è la cosa che ci inceppa di più? Se eravamo onniscienti, ecco la logica, la dialettica che serve. Se eravamo onniscienti, avevamo tutti di codesti problemi. Ci si scatenava un inferno emotivo. Dobbiamo prima rispondere a queste domande, poi usiamo anche la tecnica ipnotica come riprova di quello che abbiamo scoperto rispondendo a queste domande. Allora la tecnica ipnotica ci dà a noi che siamo ricercatori la riprova di come funziona la nostra mente e agli altri che hanno più difficoltà a capire questo, possiamo usare allora la tecnica ipnotica per che cosa? Non per andare a bere la riprova degli alieni o di esseri superiori che ci possono condizionare, altre cose di questo genere, ma parliamoci chiaro. E allora un'altra volta, ma esistono o non esistono gli alieni? Dal punto di vista dialettico logico, la risposta è: ci sono infiniti mondi. Probabilmente in questo universo infinito ci saranno pianeti come il nostro, con le nostre stesse condizioni,
per cui ci può essere vita, come diceva lo stesso Bruno, ma come dicevano anche gli antichi, ci possono essere vite simili a noi negli altri mondi, simili a noi. Quindi se gli alieni sono gente simile a noi, che ha una testa come noi, che ha un corpo come noi, solo che hanno capacità superiori a noi, perché noi non siamo riusciti ad andare in questi altri pianeti. Loro hanno una tecnologia talmente avanzata da poter arrivare sulla Terra. Ma scusate, se sono esseri come noi, che hanno i nostri stessi bisogni, le nostre stesse capacità, soltanto che hanno scoperto cose o possono usare capacità o scoperte particolari per cui possono attraversare gli spazi immensi fino ad arrivare da noi, quindi tecnologicamente sono superiori a noi, ma noi uomini, e nella nostra storia umana, i popoli che appena appena sono stati tecnologicamente superiori a qualche altro popolo sulla faccia della Terra, che cosa abbiamo fatto? Se sono come noi, perché non si comportano come ci siamo sempre comportati noi sulla faccia della terra, con altri popoli che erano leggermente più arretrati di noi dal punto di vista tecnologico? Gli Hittiti, che avevano inventato la ruota con i raggi, quindi molto più leggera di quella piena, che avevano imparato a usare i cavalli, e per giunta non usavano più le armi di bronzo, ma quelle di ferro. Gli Hittiti, che è un popolo dell'Anatolia, dell'attuale Turchia, ha invaso tutta l'Asia Minore, ha battuto sul campo militare e ha conquistato l'Egitto, che dal punto di vista culturale, dal punto di vista tecnico, era superiore a quel popolo di barbari che erano gli Hittiti, che vivevano ancora più o meno nelle caverne, ma avevano avuto la fortuna di trovare il ferro e di ammorbidirlo al punto da poter forgiare una spada di ferro. Quindi fonderlo e forgiare una spada di ferro anziché una di bronzo. E una spada di ferro rompe la spada di bronzo, quindi. Che avevano avuto l'idea di alleggerire una ruota facendola con dei raggi, un cerchio con i raggi, avevano avuto la possibilità di domare i cavalli e attaccarli a un carro da guerra, e hanno dominato l'Egitto, che dal punto di vista culturale e dal punto di vista anche tecnico, soprattutto dal punto di vista tecnico costruttivo, erano super avanzati. Hanno perso sul campo militare, hanno conquistato l'Egitto. E 500 anni fa? I nostri spagnoli? Cortés? Come 500 uomini? 500 spagnoli? All'ordine di un hidalgo spagnolo, che avevano semplicemente la superiorità militare, di avere delle corazze, delle spade lunghe, delle lance lunghe, ma soprattutto dei cavalli, hanno conquistato il Messico intero. 500 uomini. Pizarro. Cortés, tutti questi qui, con pochi uomini, gli spagnoli con pochi uomini, hanno assoggettato gli aztechi, cioè persone che avevano un alto grado di civiltà anche. Hanno assoggettato gli Inca, che avevano un altro grado di civiltà in qualche modo, anche dal punto di vista architettonico, costruttivo. Organizzativo, però
E non avevano gli archibugi, non avevano i cavalli, non avevano le spade lunghe, non avevano le armature di ferro capaci di reggere alle frecce o ad altro. E quindi questi grandi imperi, queste grandi civiltà sono state assoggettate. Quindi se gli alieni, sono simili a noi, per quale buona ragione questi alieni si fanno migliaia e migliaia di chilometri, anni luci di chilometri, hanno una tecnologia talmente avanzata, per quale buona ragione vanno girando per l'universo? Hanno bisogno forse di qualcosa, come noi uomini, se ci mettiamo in giro, la nostra mente è finalizzata ed è finalizzata dai bisogni che abbiamo. Quindi la vita è comunque finalizzata. E allora vengono, che vengono a fare nulla, a osservarci, a guardare come siamo fatti, a metterci dei chip per far che? Per fare che? Quando potrebbero, semplicemente, farci un attacco di sorpresa, togliere di mezzo tutti i nostri governanti, e fare come se facevano nel Medioevo. Un capitano di ventura oppure qualche signorotto con un esercito di 2.000-3.000 cavalieri o di 3.000-4.000-10.000 fanti si presentava alle porte di una città e diceva: "Sentite ragazzi, mi date le chiavi, sono io a amministrare questa città, oppure vi tocca subire una sconfitta cocente e di morire. Scegliete." Popolo tecnologicamente super avanzato, come lo si descrive, questi alieni, per quale buona ragione non si comportano, come qualunque essere vivente che ha un fine, uno scopo che è abbastanza, come lo descrivono, uguale a noi, ma un po' di logica. Poi c'è da andare a trovare l'ipnosi per dirci che effettivamente è vero, che quelli che hanno sognato, che sono stati portati su un'astronave, non hanno sognato, hanno visto. Ma la cosa più facile che riusciamo a fare noi è quella di sognare. E i nostri sogni sono reali per il nostro corpo, questo è il punto. I nostri sogni sono reali, questo è il problema grosso che abbiamo. Ogni psicoterapeuta sa benissimo quali sono i problemi veri dei nostri pazienti, che hanno sogni reali, che hanno idee reali, dove è stato coinvolto il corpo, per loro è reale quello che pensano. Se fosse semplicemente ipotetico, si può ragionare con un paziente che sta facendo cose che gli sono poco utili. Per quale buona ragione quello nostro paziente fa cose poco utili e non riesce a uscire da quelle trappole lì? Quelli sono dei veri alieni. Se non sappiamo risolvere i problemi di questi alieni qui e non capiamo la ragione di questi alieni qui che sono in mezzo a noi sul serio, noi non riusciamo a capire nemmeno bene noi. Testo del nostro schizofrenico ha una finalità. Solo che il nostro schizofrenico crede fermamente possibili alcune cose che non c'è possibile ottenere, cioè che le possiamo ottenere, ma non nel modo in cui lo vuole ottenere il nostro schizofrenico. Questo è il punto. Il nostro schizofrenico sa bene, la sua testa, le sue finalità sono più che legittime, i suoi desideri sono più che legittimi, il modo con cui vuole realizzare questi desideri è cozza con una credenza che, poverino, non è stato lui a infilarsela nella testa, ma l'uomo nasce totalmente handicappato, con un'unica grande capacità che è quella di apprendere. Quindi lui ha appreso una modalità per realizzare i desideri che non sta né in cielo né in terra. E questo è il punto per cui il nostro schizofrenico, rischia di essere seriamente un alieno. Buongiorno.